una giornata gruppo A Soccorso Stradale, vince 3-2 sugli Ortassi, qui con me come partita Marco Rodani. Marco, sempre più bomber di questa squadra, avete vinto, siete matematicamente terzi, diciamo che insomma avete vinto un fiotto di partite che era difficile da affrontare. Oggi di solito tu insomma dormi i primi 15 minuti, invece oggi eri davvero in palla, assistito ottimamente sempre da Atanasio, Costantino, oggi un plauso va anche a Dario Radpur, il capitano, che ha giocato in porta perché spamma la trincea. Comunque, a parte gli scherzi, vi confermate, sei al completo, una delle migliori squadre del torneo. Sì, ti ringrazio per questo complimento. Appunto, come hai detto tu, oggi mancava il portiere, quindi il nostro capitano Radpur ha dovuto fare le veci di Spampinato. Niente, siamo passati comunque per 3-0 in vantaggio, ci siamo cullati forse un po', abbiamo subito una piccola rimonta, fortunatamente comunque abbiamo portato i 3 punti a casa. Niente, andremo adesso nelle fasi finali convinti che comunque abbiamo una buona squadra e vediamo dove riusciamo ad arrivare. Nel momento che siete terzi, diciamo, va tutto bene, però per essere pignori, un punto, un neo nella tua squadra, secondo te come potrebbe essere? Ma un neo, appunto, come dicevo, come mi suggerisce il capitano, è l'assenza che settimana dopo settimana, magari una volta il portiere, una volta un centrocampista, una volta il difensore, comunque non riusciamo mai ad essere al completo, e quindi questo è uno dei nostri punti deboli, un difetto che comunque ci portiamo dietro settimana dopo settimana. Se riusciamo comunque ad avere sempre quel gruppo, sarebbe meglio. So che giochi per la squadra, però ci pensa il capocannoniere? No, visto i 7 gol oggi di Randazzo e mi sa che è irraggiungibile. Quanti sono? 24? Abbiamo per secondo. Comunque, cercherò di arrivare comunque secondo, che è comunque una bella soddisfazione. Anche perché comunque soddisfi in questo torneo, te con tutta la tua squadra, vi state veramente confermando, davvero state giocando alla grande, insomma. Ora ci sarà il sorteggio, non sappiamo chi pescate nell'urna, però comunque un fiotto di 6 partite, andate e ritorno, di tutto rispetto. Sì, vediamo, noi non sappiamo... nell'altro girone che squadre ci sono, in che livello sono, comunque fino ad ora abbiamo incontrato Panini della Sanza o Primo Stile Parrucchiere, che a mio avviso sono le migliori squadre del nostro girone, e comunque abbiamo fatto sempre bella figura, quindi conteremo di fare bella figura anche se beccheremo un'altra squadra dell'altro girone. Io me lo auguro per voi, ragazzi, complimenti a Dario, a Fabrizio Scuria e soprattutto a Marco Volante. Ciao ragazzi, ciao.